Il 10 e 11 novembre al CESI di Chieti si tiene il 24esimo congresso regionale multidisciplinare di medicina di laboratorio Virtual Live. Dottor Paolo Fazzi, qual è l'importanza di questo evento? Allora, l'importanza lo dà proprio il numero 24. In realtà doveva essere il 25esimo congresso, perché sono 25 anni fa che è iniziato questo congresso, con la prima edizione, congresso di medicina di laboratorio organizzato dall'AMICI, che sarebbe l'associazione dei microbiologi clinici italiani, insieme alla SIBIO, che invece è la società dei biochimici. Purtroppo non è in presenza, perché abbiamo preferito fare così, anche perché probabilmente con il trend che si sta evidenziando proprio negli ultimi giorni, difficilmente penso che si riorganizzeranno congressi in presenza. Questo è quello che suppongo io. Questa infezione virale purtroppo ha complicato la vita in tutti i sensi dei pazienti, e questi pazienti purtroppo più frequentemente rispetto ad altri setting di malati è andato incontro a stati settici causati sia da batteri che da funghi. La pandemia ha avuto, diciamo, sicuramente dei risvolti negativi per tutte quelle persone che ci sono state, però dall'altra ci ha dato un spunto per un'organizzazione più sull'emergenza, ecco. Quindi se fino ad ora il nostro discorso si parlava di urgenza a livello del pronto soccorso, adesso siamo pronti per affrontare anche eventuali emergenze, che spero non ci siano più. Però sono molto fiduciosa, perché comunque le vaccinazioni e tutto ciò che il mondo scientifico sta facendo per cercare di proteggerci, stiamo andando non verso la risoluzione, ma sicuramente verso un periodo migliore.